Non so se vado bene col ginocchio così, faccio un po' il dada umpa, Un po' così, o faccio così. vogliamo l'altro? Fai vedere un attimo cosa porti sotto quei pantaloncini, gatto? Delle mutande navigare. Interessante. Bello Buongiorno, vederti. qual è la Quella che vuoi, questa qua? sì, No, vabbè, era quella giusto qui, per quella a me. metti in Fatti più risalto proprio vicino, la. vieni qua. Mi sdraio? No, che siamo Dove vuoi? già sudati, poi Quello dopo è ci vero. appiccichiamo. Buongiorno e benvenuti in questa sugosissima anteprima di Monster Hunter Wilds. Siamo qui con il buon Merlo. Yep, sono Abbiamo io, fatto. Dai, dai, il quasi. Merlo. Sono Community Manager Ola di Capcom Italia e gestisco tutti i vari giochi. Ti piace farlo? È una tua qualifica, Mi cioè piace puntavi a farlo? fare Che quello. domanda? A cosa è riferito? Al tuo lavoro. Ma a cosa è riferito? Ancora con queste trappole, già dal No, minuto uno. volevo essere parlare di lavoro, però È dopo sì, un buon vabbè. è un buon È un buon lavoro. lavoro, è un buon È lavoro, ok, sempre un va bene. lavoro, però niente, sì, gestisco le pagine di Capcom e Monster Hunter, quelle nuove. Monster Hunter Italia e Instagram, Facebook. Questo è il mio lavoro, questo è tutto. E farti Seguiteli, compagnia. seguiteli. Farmi compagnia. Questa è anche parte del mio lavoro, Tu nonché un sei pagato piacere. per starmi vicino, pensa. Pensa, c'è chi lo farebbe, fa il doppio del prezzo, lo faccio io. Non credo, però. Allora, staremo qui circa un'oretta, anche perché la build parte e poi aspetta che è quella. E poi esploderà in 40 minuti come gli occhiali di non James Bond, che era l'altro, come si chiama quello di Mission Impossible? Mission Impossible, Tom Cruise. Sì, no, ok, però il personaggio. Ah, non ne ho idea. Avrei detto qualcuno forse di Kingsman, ma non. Cioè, Tom Cruise non è che lo guardo Comunque ci tantissimo. esploderà in faccia la TV, Esatto. quindi ok, questo succederà. Subito molestissimo, non ho detto niente, ragazzi. Non ce la faccio a guardare la telecamera giù, scusatemi, non sono pratico. Ethan Hunt, vedi come facevi a non saperlo, è un nome così ovvio? Così è memorabile. Non è Assolutamente. tipo Bob Jack, una roba. Non è la cosa più ovvia del Tom mondo. Cruise, no? Vero? Ok. Quindi avremo modo di provare in anteprima questa build alfa del gioco che uscirà l'anno prossimo. Tutto così. Va bene? È un gesto È futuristico che può. abbastanza virtuale, etereo, in cui io non finisco nei guai. Perché tu sai quando è. Tu sai cose. Io non l'avrei detto E questo, però. infatti non lo No, diciamo. no, non avrei detto Però è neanche buono. questo. It's ok. È abbastanza etereo da essenzialmente. Sì, Siamo sicuri, siamo a va posto. bene. Muori. Ok, adesso mica inizieranno a farmi domande tutti, eh? Comincia a squillare il cellulare, tipo tremare sul tavolo. Sì, perfetto, ok. Sì, dicevamo. Dicevamo che build in Sì, esclusiva mondiale, anteprima anteprima mondiale, mondiale, e sei uno dei assolutamente. pochi creator Sì. che è essenzialmente qui con noi a provarla. Sono molto excited per te perché veramente Sono veramente sei uno dei contento. prescelti insieme a Sabaku e Company. In questo caso abbiamo anche Delia, quindi c'è Sono veramente, sullo veramente stesso carico. livello di E Sabaku, Fraus, pensate, cioè, pensate. sei veramente sul pezzo. E sì, quindi ci saranno un po' di Kinks, diciamo, generalmente è ancora appunto una build che portiamo per la prima volta qui dal Sì, vivo, quindi ci assolutamente. aspettiamo cose, ma nulla di troppo preoccupante, direi, e tante nuove meccaniche, tanta roba Preoccupa. eccitante. Ok, sì, io ho già letto un paio di anteprime, per sbaglio, non l'ho fatto apposta, quindi chiedo scusa. Ormai so già come va a finire il gioco. Che caccia il mostro? No, no, io so il finale. Il finale. Assurdo. Sì, sì, Sei sì, sì. andato da Rioso? Non si può dire, non si... io so cose, però. Abbiamo Ryoso-san in giro che, diciamo, sta facendo un sacco di foto con i fan. Non vedi gente che appunto è così, magari queste superstar che sono Sì, così friendly con il sì. pubblico, si abbracciano, si Però stringono. bisogna vedere anche cosa si intende per superstar e come si intendono loro come superstar, perché uno può non sentirsi minimamente. Va Varia da bene. persona a persona. Credo che il Sì. concetto orientale di superstar, game developer, sia un po' Sì, differente. Per sì. noi sono i nostri idoli alla Sì, fine, insomma, assolutamente. perché rendono la nostra infanzia fantastica e Non adesso è più il nostro ormai, lavoro. dai. Cioè, bene o male. Per infanzia. E da quanto è passata? Da quanto è morto il fanciullo Da interiore? 30 anni ormai. Ahia. Proprio. Quando Vabbè, vuoi. possiamo partire, Let's vai. go.
Avevate paura che ve lo rubassi? O... Oh, yeah. Ah, ok. È già il secondo che è sparito. Che rubano. No. Premo. Credo sia più per, tipo, letteralmente non farlo cadere, roba così. E anche un po' di sicurezza, dai. Questi streamer. È letteralmente infilato dentro una cosa. Una cassa forte. Va bene. Allora. Io direi che abbiamo... Cos'è questo timer? Che paura. Anche per... Allora, lo voglio... Eccolo qua. Lui è perfetto. Non perdiamo troppo tempo perché voglio giocare, naturalmente. Mm-hmm. Il palico, come lo facciamo? C'è anzi... Ah, qua però adesso ci passo 3 ore. Bellissimo, bellissimo. Ok. Bello che ci sono tipo i palico normali e chiaramente quello meme. Cioè, tipo, è perché? Ovvio. Perché? È bellissimo. Guarda che c'hai i baffi. Guarda che non capisci niente. Dimmi, dimmi un po'. I tutorial li lasciamo tutti? Sì, oppure, sì, sì. Ok. Vabbè, tanto... Cioè, no, letteralmente non perché è una cosa, è una marchettata tipo no, dobbiamo vedere il tutorial perché capisci. No, no, è no. Proprio perché ho sperimentato questa build 3 volte insieme anche agli streamer, quindi ci vabbè, potrebbero essere capace, meccaniche. Capito, ok, ok, ok. Cioè, allora, volevo tenerlo sottinteso, te lo dissi all'aria aperta, cioè, boh. Vediamo quanto sei capace te a giocare con le armi adesso. Adesso vediamo se sei più bravo di Sabaku. Non è un problema. Sei on the spot, zio. Io l'ho masterato. Uh-huh. L'ho già finito, ti ho detto. Ok. Ecco qui. Come cavolo si dice? Doshagama. Vanno in giro in gruppo, vedi? E quindi noi dobbiamo ammazzarli tutti perché altrimenti rimangono orfani ed è un gran peccato. Sì. Come Aldo, Giovanni e Giacomo, la famiglia dei Ricciolini che fa il retromarcio, sennò... Gli ha fatto un favore. Gatto non blind. No, allora ho sbirciato Michele prima. E sono stato sbirciato dalla... È stato strano, però mi hanno sbirciato. Guarda che bello. Eccoci. Io sento le voci passine. Sì, sì. Ah, ok, è voluto. Perfetto. Sì, nel senso sono quelle di background, diciamo, di... Hey, ciao. Anche il palico parla. E sarà interessante. Ah, no, è che se tu... La musica alta rispetto, cioè il mixaggio, okay, poi okay. Non so se sia le cuffie, cioè, ma sicuramente sono le cuffie. Va bene, allora, devo andare per... Sì, dimmi. Hai la tua tenda e come sì. Dice là puoi cambiare le tue armi, vedere un po'... Yes. So cosa usi. Andiamo a fare campeggio, dai. So cosa usi, so qual è la tua preferita. Vediamo se la porterei in stream. Assolutamente sì, solo che me l'ha rubata quell'altro, vorrei dire. Quello è vero? Però non è stato così bravo. Dai, lo diciamo qui, però non clippiamolo. Il suo martello era solido, dai. Su quello siamo sicuri. Allora, trasferitem? No, andiamo direttamente sull'equip. In questo Monster Hunter, tra l'altro, non so, cioè, immagino lo sapranno tutti perché è stata, credo, l'innovazione più grossa. Si potranno portare dietro 2 armi che si mettono sull'uccello. Cioè, sul Sacred. Voleva essere una battuta sessuale, ma non importa. Mi vuoi veramente tipo mettere nei guai fino alla fine? È finita. Questo è il primo e ultimo stream da CM italiano per via del gatto. Grazie, veramente. Sei un campione. Ok, l'ho messo. Ah, ok. Cioè, io volendo posso prendere 2 armi. A parte il fatto che posso fare anche 2 armi uguali, volendo. Tecnicamente sì, nel contesto in cui magari una l'hai speccata in un modo. No, infatti più stavo avanti, pensando la stessa sì, cosa. Sì. Ok. Quindi non sono obbligato ad avere un'arma melee e un'arma no, range. No, assolutamente. È giusto per darti quella flessibilità che gli altri titoli precedenti non avevano, dove magari il Ray o un Rathalos o qualcun altro vola e cosa fai in quel caso? Lo devi seguire. Hai molta più flessibilità, se vedi che qualcosa non funziona la puoi cambiare. È semplicemente un quality of life interessante. Ok, ok. Io andrei con la cornamusa, il trombone. Ecco qui. Non era voluto il doppio senso qui. Però vabbè. Come vestiario invece cosa mi consigli? Allora, vediamo. Come puoi vedere, tutte le varie stats, la sì, cosa sì, più no, importante è che ho paura in basso pesante. Destra, per esempio, no? Sì. Dove per esempio hai Mastro Montatore, stai calmo, ti ho visto, non... hai Mastro Montatore, hai Powerhouse. Sì, però se andiamo avanti così,
non la finiamo più. Hai per esempio Free Meal, dovresti concentrarti su qualcosa che ti permette di fare più danno o avere molta stamina, perché il Dogo Shaguma è tosto. È tosto, abbastanza. Bene. No, ma non è un problema. Scappa molto. Per me, io sono un esperto di... di? Okay. Di biciclette. Aha. Resistenza al fuoco, però non fa fuoco lui. Occhio, no, oh, yeah, watch out. E allora chi se ne fa? Facciamo così? Bello, bello. No, però mi piaceva vedermi la faccia. Vediamo. Cosa cambia da questo a questo? Sono uguali. Vediamo un attimo. Fammi vedere. Ah, questo è semplicemente aperto, mi sa, sai? No, non è no, vero. No, 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 sì. No. Cambia qualcosa sul physical damage. Defense status cambia. 3-3-2-1-1-1. Guarda. HR 1 cambia quello ed è aperta. Fine. Ah, ok. Vabbè, meglio. Perfetto. Cioè, no, io mi voglio sbagliare. Per andare a menare. Giustamente, sì. Giustamente. Bello, pensavo. Guarda che bello che è. Proprio possente. Facciamo full armatura questa allora. Eccoci qui. Molto sobrio per una serata tra amici. Perfetto. Il tuo tipo di serata è mettere un armor? Sì, 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 sì. Che tipo di armor? Quella. Magari di cuoio? No, no, no. Magari nera? Ma perché dobbiamo andare a finire lì? Pensavo e tu hai portare... settato lo stream così? No, ho detto una cosa, non si può più dire hai niente. Hai detto un paio. Però, Change palico equipment, vediamo. Mm-hmm. Lui cosa gli mettiamo? Lui c'ha il martelletto. Cos'è questo? E knuckle, quindi pugnetti. Ah, ok. E poi le drill. Vai, quelli che sono divertenti. Ah, non cambia. Ok, perfetto. Ecco qua. Bene. Il cappellino, ovviamente, glielo mettiamo a metà. Bello. Ma c'ha dei baffi veramente simpatici. Anche se questo. No, che mi fa un caldo terribile, per carità. A proposito di caldo, sì. Giusto voglio dire alla chat di gatto quanto è resourceful caldo. Il ragazzo. A parte. Ma fa caldo in generale a Gamescom, c'è tantissima gente. Lui ha delle salviette assurde prese dal Giappone, che hanno del mentolo probabilmente. Me ne ha offerta una, sento una freschezza assurda. Sì, probabilmente ci verrà qualche malattia della pelle per averlo fatto. Ma è vero che dico, ho accettato senza pensarci due volte, ma... Però ne è valsa la pena, voglio dire. Sono fresche. Qui è partito da solo il signorino. Sì, il segreto praticamente di base comincia a tracciare il mostro della tua quest. Ok. Se invece lo controlli con R1, che fa lo sprint, puoi muoverti in maniera più libera. Ma questo ti serve, per esempio, se vuoi aprire la mappa con questo, o se vuoi vedere le tue armi, le tue cose. Ma è comodissima questa. Esatto. Allora, adesso è partito da solo perché era già settato, immagino, dal tutorial. Però altrimenti io gli posso dare, andiamo lì e lo poggio. Ma è bellissima questa cosa qui. Per leggere la chat. È che ormai sono arrivato, non vi cago più. È vero. Perfetto. Non è un problema. Sì, fermo adesso però, caro mio. Scendi. Perdonami, come... Allora, stop o dismounta? Io avevo ripremuto il D-pad su, effettivamente. It's ok. Allora, vado stealth. Vediamo, tranquilli. Ecco qui. No! Cosa è successo? Ha fatto una schivata sulla sua faccia. Gli hai dabbato in faccia praticamente e lui si è arrabbiato. Allora, c'è qualcosa che non mi torna nei tasti. Ok. Perdonami. Ricorda, non possiamo col quadrato una volta? Sì, puoi sempre scappare. No, non prendere voglio. Il menu start e vedere le mosse. No. Sei sicuro? Vuoi sì, andare sì, sì, sì. Così? Alla cruda? Sì, allora. Vai. Allora, non si attacca più col quadrato, si attacca col triangolo e non è... Ecco qua, praticamente morti, ecco qui. Risolto, hai visto? Ora, è un po' difficile perché sono tre. Sì. C'è un modo per cacciarli via, in questo caso devi utilizzare il... la popò, per non dire altro, che è sul tuo quadrato ed L1. La selezioni, la metti nella tua balestrina. Quindi L1 e quadrato. Ok, guarda il basso destra. Sì. Quadrato di nuovo. Eccolo lì, perfetto. Oh, watch out. L1 quadrato quadrato, scrollatele tutte e trova il bang. Ok. Esatto. Potion, ration, life powder, large power ball. Eccolo qua. Large dong. Il dong lo spari sull'alfa
E gli altri sono tipo... Aspetta. E van via. Sì, però me lo deve lasciare sparare, Santo cielo, niente. Ce la puoi fare? Ce la faccio, non ti preoccupare, non ti preoccupare, ho tutto sotto controllo. Guarda, Sicuro? Sì, sì. Ok. Perché sicuro? Non lo sto sparando, scusa. Qual è il problema? Non ti preoccupare, ho tutto sotto controllo. Hai il controller te, io ho le mani al cielo. Posso solo giudicare. Ok, ci sei? Spara. Let's go! Hai visto? Così mi piace. Mi bastava semplicemente un attimo. Sempre tu che mi metti fretta. Non ti devi preoccupare. Ecco qua. Adesso mi mangio anche una... No, la mega potion. Vai, faccio così. Glu glu glu. Guarda, sto da Dio. Una favola. Perfetto. No, tutto secondo il piano. Sì, sì. Era volutissimo. Che fai? Non ho... Vai. Non metto in dubbio. Beh, aspetta che chiamo. Ecco qua. Ho fatto. Come puoi vedere, cosa molto interessante. Lui va automaticamente dove è scappato. Esattamente. Perfetto. È più comodo e in generale Monster Hunter Wilds, questa edizione del gioco, l'ambiente cambia intorno a te, quindi cambiano, ci sono temporali che hanno fulmini che colpiscono il Doshaguma, hai degli alberi che puoi colpire e come elemento ambientale intrappola il Doshaguma. Ci sono tante cose che puoi sperimentare a mo' di sandbox. E cambia in maniera totalmente randomica, sì. Non c'è... Sì, 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 sì. Essendo questa una preview un po' più on rail per farti vedere più cose possibili... Mi stai dando del nabbo, capito? Va bene, va bene, va bene. Di nuovo. Non serviva, secondo me. Di però nuovo. Stai proiettando parecchio, io non l'avrei detto mai, ma... Potrei sentirmi leggermente a disagio per questa tua affermazione, però... Potevi rimanere offeso. Soprattutto. Allora, ok. Però mi hanno cambiato i tasti, questa cosa non si fa, Capcom. L'avete fatto apposta. Abbiamo fatto apposta prima della live. Abbiamo detto, vogliamo fare un prankone assurdo al gatto? Cambiamo il layout. Però comunque... Però... Danno lo stai mettendo, Ho notato che in alto a destra c'erano scritti i tasti. Sì, e c'è anche la mossa che in quel momento stai facendo. Quindi sì. Tempo, Blade Dance sì, 1, sì, 2, sì, sì. Ecco la qua. Combo che in questo momento hai. Vedi che ce la fai? Ma guarda che sei tu quello che dici che non ce la faccio, Non l'ho mai detto. Possono clippare, hanno un intero mod per vedere se l'ho detto o meno. Vieni qua, maleducato. Ecco qui. Ricorda che se sì. Dico che sei scarso, è Capcom è vero. Che lo dice. Ah, proprio, non sono io. È vero. Devo fare molta attenzione. Se proprio vedo che non ce la fai, devo dirlo. Ci faccio anche un post, se vuoi. Nessuno può fermarmi. Non sanno l'italiano. Proprio così. Ho potere totale. Avrai un capo, però, da qualche parte. Scusami. Ah, ma non te lo faccio conoscere, tranquillo. Lo teniamo ben distante. Si può saprà leggere la tua lingua. Se usa qualcosa per tradurre o l'AI, sì. Ma non ci arriveremo, tranquillo. Scusa, ma tu hai firmato il contratto con Capcom in giapponese, quindi? Non c'è stato... Non rivelo i miei segreti. Non rivelo neanche il mio salario. No, vabbè, non te l'ho chiesto adesso. Comunque non stai andando male. I danni ci sono, I danni ci sono, sì. Volevo fargli qualcosa di un po' più... attaccarmici. Però non... Ti giuro, avrei dovuto leggere i tasti. It's ok. Nel senso che... Guarda la sua gambetta, la destra. È un po' bianca, no? Questo significa che lo stai per ferire. Mm-hmm. Quando lo ferisci abbastanza puoi utilizzare la modalità focus, che è tipo la nuova meccanica di Monster Hunter Wilds, dove capitalizzi sul danno, fai ancora più danno e ti attacchi. Voli, rotoli, spinni, fai la trotterella, il frullatore come lo chiami te. E avevo preso male il ti attacchi, cioè suonava un po' male. No, tranquillo, it's fine. No, ti attacchi tipo in senso negativo, perdi. Non so cosa avevi capito, okay. Lo so che cosa avevi capito, ma non importa. Scusami gatto, mi hai messo in un mood che ma adesso ho detto una cosa e poi è tutta... Dove è andato a finire il signore adesso? Sta scappando. Guarda te, vedi a parlare. Altra meccanica nuova, che non avevamo prima, essendo il gioco multiplayer. Questa è una componente, una meccanica singola. Puoi aprire il menu, andare su giù e fare l'SOS Flare. Mm-hmm. Arrivano dei compagni, degli alleati che ti aiutano. Okay. Chiamalo pure dopo se magari diventa troppo peso, ma essenzialmente, rispetto agli altri giochi, capito, nel però caso,
nel caso. È un'opzione. Stai dando per scontato che ci sarà questa opzione. Questo scenario? Sì. Non serviva, secondo me. Ma sì, arrivano con le armi e lo pestano. Fuori qua. Porca miseria, uno vuole ammazzare due mostri e qui subito viene il temporale, casino. Siamo stati anche graziati, devo dire, qui a Colonia. Perché doveva esserci tutta la pioggia del mondo. Aspetta, mi ha detto questo. Ecco qua. Ah, ho capito. Permesso, scusi, devo colpire lì. Ecco qua. Si è arrabbiato molto. Sì. Ok, così. Esatto. Aspetta. Esatto, mannaggia. Quando c'è quel reticolo, allora. Miri sulla ferita e poi bam, R1. Così. Sì, però deve stare fermo, scusi. Ok, bang, così. Ah, ho capito come funziona, perfetto, ce l'ho. Fermo qua, ho detto fermo qua, sta fermo. Okay. Ci sei. E poi fai il tuo trottolino. Sì, non è andata proprio come mi aspettavo, però dai. Eccolo qui. Praticamente morto. Ma dove l'ha lanciata la trappola quell'altro? Scusami un attimo. Ce la fai sicuro. L'ha detto. Kaboom. Ehi, io credo in te. Non dimenticarlo. Devo fare buona figura. Devo avere un buon video. Devo tagliarlo. Devo fare clip social. Non puoi fallire. Veramente troppa pressione. Non adesso, puoi eh? Fallire. Ne va del mio lavoro. Gatto, io ero tipo da... Siamo passati da loro non sanno la mia lingua, posso fare quello che voglio, distruggerti, a dipende tutto da te, la mia vita e il futuro. Cioè, incredibile, è cambiato tantissimo nel giro di quanto? 5 minuti? Allora, sono molto flessibile, sono molto shifty, ci tengo. Conta che ti ho scelto personalmente, ero tipo... Chi ha giocato a Monster Hunter? Chi ha una chance in Wilds? E ho scelto te. Se poi mi chiedono perché non hai ucciso il mostro, come devo fare? Perché sono simpatico, gli puoi dire. Che sarebbe una bugia, però almeno salveresti la faccia. Tipo, ah no, don't worry, it's extra funny. Like way more than normal. Più tempo ci metti, più extra diventa funny. Permesso, eccolo qua. Ok. Niente. No, perché non era ancora partita, gli deve diventare rossa proprio per fare quell'attacco lì, giusto? Sì, devi fermo. Focussarlo parecchio e può essere la testa, può essere gambe, eccetera. No, eccetera. Era già diventata bianca la gamba di nuovo, per quello. Ricorda di l'arma, affilare devo cotare. L'arma. Scusi, devo cotare. Dov'è? Nuova meccanica, lo puoi fare sul secret. Così sei sempre in movimento. Quindi, così... Te lo chiami, fai con il tasto su ok. Aspetta. Esatto. Ok. E adesso puoi cautare, per esempio. Questo è il binocolo. O switchare l'arma. Però devo comunque selezionarlo. Su, ecco, è questo qua, perfetto. Ah, lo fa così. Ok, perfetto. Praticamente vinta. Dov'è? Vieni. Dai, ce l'avevo quasi preso. Ah, lui mi ha preso. Però è tornato il sole almeno, guarda che bella giornata che è venuta fuori. No. Ok. Ah, ho capito cosa fa. Se io seleziono lì, non me la lascia lì in basso. Ok, chiedo scusa. Ero veramente abituato all'altro layout. Non ti preoccupare, cioè è veramente la prima volta che sì. Andiamo così e te la stai cavando. Ho visto gente molto più impanicata. Non in stream, ma in generale ho visto gente molto più panicata mentre provava le build di gioco qui sui lati. Cosa fa? Cos'è? Cosa? Urla. Ah, sì. No, piruettava, vedi. Aia, mozzica anche. Proprio cattivo lui. Il gomitino è bianco perché lo posso colpire. Devi colpirlo di più, quando diventa rosso, focus mode. No, però era... Cioè, ho visto giusto, sì, nel senso. Sì. Ok. Perché secondo te è bianco? Ah, magari aveva colpito una roccia, non lo so. Che... Così. Che hai? C'è anche quella possibilità. Se sei su rocce particolari. Una roccia un po' porosa, magari. Puoi sbattere il mostro. Tipo una piatta comica. C'è la psoriasi, magari. Anche. Che cosa ne so io? Sì, però devi stare tranquillo, eh.
fermi. Oh, grazie. 2 ore di combattimento, mi avrà curato mezza volta questo maleducato. Ah, c'è anche la coda bianca, guarda lì. È veramente arrabbiato lui, però. Che succede? No, non ti preoccupare. Chi si preoccupa? All good. Ecco in qua. Stream vedono ancora tutto. Ci siamo, ci siamo. Tranquilli, sono un campione. Ecco oh, qua, c'è la ferita. L'ho vista. E sei anche a 0 HP. Posso dire che l'ho salvata davvero campione nonostante ciò che è successo? Assolutamente. Dillo al tuo capo. È molto funny, è super funny. Okay. Gli dico specificatamente questo. Guarda sta clip. E no, però non la possono vedere loro. Chat, clippatela, ho schivato un attacco. Maledetto. Ok, perfetto. Eccolo qua, ma dai, si è spostato. Sì, era in un'altra animazione, quindi te l'ha cancellata. Ovviamente non è che si prendono free colpi. E con la focus mode essenzialmente anche puoi vedere come è il risk versus reward. Sei molto lento, quindi appunto cioè, certo. Lui ti mena mentre tu cerchi di fare più danni possibili. Come un po' tutte le meccaniche di Monster Hunter. Sì sì, lo scopo è prenderle sempre, è proprio, sempre, sì, 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 il gioco prevede questa cosa qui. Allora arrivo, eh. Oh, mi era venuto fuori il tasto Sneak cerchio attack, sì. Ah, guarda che adesso si fa gli affari occhio suoi. Occhio che si cura, se mangia il cosino. Ah, si cura, se mangia, oh, vai, 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 vai. Ecco qui, tieni. Gli ho Sneakalo. Colpito le parti intime. Così, tipo? Vabbè, oh. Sul sacco? Niente, andiamo. Ci sto mettendo troppo, vero? No, attualmente no. Fidati, ho appena fatto una live con Sabaku. Sappiamo cosa significa metterci troppo. Vabbè, ho capito adesso, però. Altro neanche sì. A far così, voglio dire. Ha fatto 2 mostri, però lui. Ha quasi fatto 3, anche vero? C'è da dire. Ecco qua. R1, ok. Ti è scemo. To. To. Tutte te le do. Ok, hai aperto altre ferite per dopo. Sì, 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 sì. Guarda, guarda come guarda, brilla guarda, l'uomo. Eccolo là. Non mi è partito però l'attacco. Perché è giù? Sì, perché praticamente okay. Il suo dorso è a terra e quindi non è libero. Perché ho fatto questo prima. Ce l'ha sulla schiena. Sì, se sì, lo, no, vede, lo vedo. Sbrillocchia. Deve stare fermo però. Attento all'albero, è pericoloso qua. No. Ok, nei vines. Oh, bellissima questa cosa. Ma ci arrivo lì a prenderlo? Ok. Poi non ci riesco perché sono io. Ha anche il sedere. Vieni qua. Vedo. E sono basso. Vieni qui un attimo, scusami. Franco, fammi il favore. Niente. Grazie con la pallina. Mi ha golato. Ecco qui. Ma come mai noi dovevamo proprio uccidere questo signore qua? Cioè, cosa ci aveva fatto di per male? Per farci una borsetta nuova. Ah, ok. Fondamentale, scusa. No, no, chiedevo, io non lo sto giudicando. Ok, ho fatto una domanda. Legittima, credo. E io ti ho risposto. Sì, sì, sì. Come hai visto, hai preso tutte le wound, yes. Adesso gliele hai distrutte, non le puoi usare più quelle. No, però ne ha altre. Però ne ha altre, sì. Hai visto che ha perso la coda, Simo? Beh, io leggo anche la chat, hai visto? Devi, devi. Permesso, bevo. Let's go. Pensavi che mi prendesse lì? No, onesto. Sto andando in una nuova area. Ma non c'era c'era molta distanza, sei molto swag, diciamo che... Stai facendo parecchi danni. E non è, diciamo, non è veramente da tutti. Io ci stavo mettendo molto, molto di più con l'arco. Ah, ricorda, puoi anche switchare l'arma. Arma, provare qualcos'altro? No, lo so, però voglio continuare con questa. Voglio tenermi un po' per dopo. Un ah, guarda, boost. Guarda, guarda lì. A parte che questa è la mia arma preferita. Sì. Aia, che botta. Nice. Eccolo lì. E ti sei preso una delle sue unghie. Della ritorco contro.
Non ho notato che io non ho vita, aspetta. Oh oh. Oli! Guacamole! Non ti preoccupare, è praticamente vinta. Guarda come sta male, poverino. Bisogno di un Imodium? Ma lui sì, forse sì, anch'io. Lui. Dai, in the face. È il suo punto debole. Lo so. Che poi anche gli occhi chiusi, è proprio un anziano lui, guarda. Dove va? Investilo. Ritorcigliela, sì sì, gliela incarnisco quell'unghia. Abbiamo bambini dietro simpaticone? Ma finché non tirano fuori le parti intime va bene tutto. No, spero proprio di sì. Tipo, metto così, usiamo la mia grassezza per bloccarla, fuori tu, tipo, così faccio loro. Anche più faccio anche più in generale. Tipo, miseria. Che sta facendo il ragazzino? Ti ha preso? Mi ha preso. Mannaggia. Extra, 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 extra funny. Va detto che mi ha distratto la cosa del ragazzino, eh? Te. Anche a me. Ok. No, più che altro ho schivato contro un muro, non l'avevo proprio visto. It's fine. Quindi, adesso cosa dico al mio capo? Gatto. Che so dove andare, vedi? Vado solo. Gatto, cosa dico al mio capo? Cosa dico al mio marketing team? Vabbè, gli dici che c'era un ragazzino, gatto, che rompeva le balle. Scusa, cosa gli devi dire? Gatto, è finita. Gli devi dire quello. Gli devi dire. Che poi non è mica finita la demo ancora. Vero, è finita la mia carriera. Vabbè, dai. Amen. It is what it is. Un po' affari tuoi che ti sei affidato a me. Venga qui, scusi. Io mi fido ancora. Trust. Bravo, suona palico. Suonagliele. Permesso. Mi dimentico di usare la rage qui. Si parla di star fermo. Niente, non sta fermo. Aspetta che mi instamino, eh. Lo faccio così. Cosa sta succedendo? Che paura. Ah, sì. È stato a piovere. Abbiamo anche gli effetti ambientali, sì, fuori. Ieri ho visto mentre li spostavano. In che senso? È venuto un signore con una... Non una gru, mm-hmm, una macchinina con le ruote, che però aveva un pezzo che si alzava. Ah. Sì, che ha letteralmente spostato le luci. Non so come mai questa decisione presa così. Cari, si è fulminata ora. No, no, le ha spostate di un metro. Vabbè, però, cioè, mi distrai parlando delle luci. No, hai ragione, per forza. Ho tirato tu. Io l'argomento del coso, cos'era, un camion, un trattorino. Ok, ce la puoi fare. Siamo a due. Però è strano, cioè, stavo andando bene, poi ho perso un po' di... focus. Poi sì. ADHD. Sì, 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 beh, quella tantissimo. Quello tutti noi, credo che siamo una generazione millennial bruciata ormai. Cattivi, ma cosa sta succedendo? Ma non c'è nessuno. Nulla, nulla. E se anche ci sono, sono tipo qua che faccio the wall block. Ok, dai, adesso buttiamo giù però. Okay. C'era morto un attimo fa, cosa è successo? Non è ancora stanco, dai. Ce l'hai sulle corde, come Rocky. Miseria. Mangia fulmini. Non so... Non posso risponderti. Puoi usare la versione censurata. O come Paolo Bitta, mangia fulmini. Mangia fulmini. Mangia fulmini. Vieni qua, scemo, porca miseria, che figure mi fai fare. Poi è peggio dopo. La chat è tipo a sto punto, usa l'SOS. Esagerati. Ma era andato, Me l'ha detto anche lui che andavo bene, mentendo spudoratamente. No, però... andavi bene prima della prima morte. E poi alla seconda è andata anche perché peggio. Perché ormai dopo, vedi. Ma arriva pure il coccodrillo. Lasciami stare, non urlare. Let's go. Dove va? Mannaggia, mi ha fatto la finta. Aspetta che mi curo. Più che altro ho finito le cure. Ho della carne. Spessimo. Ok, grazie. Ok.
Ok. Sì, ho capito, però mi è sembrata una mossa un pochino esagerata lato suo, posso dire? Non ti rispetta. Rotolare, rotolare verso la libertà. Rompere tutto quanto, mi è sembrato veramente eccessivo come... Ecco qua. Non l'ho preso neanche una volta, hai visto? Vorrei far notare... Poi al vuoto. Però ho fatto la combo completa. Stai combattendo i tuoi demoni interiori. La schizofrenia. Mangiati una bella bistecchina. Però questa mi dà solo stamina, giusto? Sì. Devi prendere la... O quello, l'healing bug, di fronte a te. Però non lo posso prendere. Sì, sì. Col cerchio, ok, aspetta. Così. Eccolo lì. Ok, praticamente vinta adesso. Opla. Sì, però deve stare fermo. Adesso, mettiamoci d'accordo un attimino. Che succede qua? C'è il fumo. Aiuto. Ok. Dai che è cotto. Ecco qua. Però sono stanco, vedi, c'è una certa età. Infatti non attacca proprio come una, come all'inizio della battaglia. Non è più un fresco, come un polletto ruspante. Mi ha fregato anche il polcampo aperto. Prima me l'ero combattuto bene, che era contro l'alberello. Ecco qua. Certo, potrebbe darmi una mano anche il gattino, che si sta facendo i grandissimi fatti suoi. Effettivamente, forse perché gli hai cambiato l'equipaggiamento e adesso è tutto supporto, sta mettendo trappole e cura. Ah, ecco. E tu non è che mi hai corretto questo mio errore, io l'avevo visto così perché sto giocando la pianta la prima volta con te pure io, sono tipo... Ma sì. Io sono molto... Wow, che figata, chissà come l'ha fatto. Sono un terribile marketer, ho zero idea. Tipo, non sapevo il nome del gioco fin 2 minuti fa che entrassi in boot. Ah, ok, ok. Tipo, infatti, e abbiamo l'occhio ovunque. Vieni qua, vieni qua. Niente, allora va. Mentre va, allora noi cotiamo. No, scusa, ho sbagliato. Zing, zing. Olè. La musica è molto bella. Pompa. Ok, vedi, adesso per esempio puoi superarlo e fargli cadere quelle rocce addosso. Andando di sopra? Andando di sotto. Ok. Quindi vado ti qua. Ti avvicini, vedrai sopra. Ok. Esatto, cioè, quando è sotto gli fai ping. Esatto. Devo scendere però immagino. Ma anche sul secret. Ah sì. Puntalo bene e ci devi essere abbastanza vicino. Ah, visto? Così, ok. Hell perfetto. Yeah. Ci siamo, ci okay, siamo. Ok, trappalo, trappalo, trappalo di Dio. Oh oh. Vabbè dai. Ha funzionato. Anche tu dei consigli, però, scusami. Ti ho detto trappalo! Gli hai detto wow, calmati, fermati da tipo 30 minuti. Da volta che si ferma e si calma. Beh, è una meccanica figa, però, se funziona. Il gioco funziona, te lo giuro. Cioè, hai premuto il tasto, la roccia è scesa. Sono no, gatto, hai premuto build. Il tasto, la roccia è scesa. Sì. Allora funziona. Ha funzionato. Infatti. Ci aspettavamo fermo. Questo risultato? No. Dovrò fare un report di 30 pagine domani? Sì. La miseria. Comunque, dai, no, veramente, ce la puoi fare. Ci sei? Ci sei? Ok. E non credere che sia io un granché. Ho ripreso per il lavoro. Ecco qua. Ci sei? Hai visto? Senza neanche fare il cadere le rocce in testa. Assurdo! No, zio, sei troppo forte. Adesso puoi anche tipo cacciare andando sopra il mostro, ti puoi arrampicare. Ah, vabbè, cambia niente però, non è che mi dà un materiale diverso. Non posso rivelare, non posso rivelare, ma... Ho fatto la domanda sbagliata, non lo sapevo. No, tranquillo. Sì, ti stavo dicendo, guarda, neanche io sono un granché. Cioè, nel senso, sì, però intanto. Io ho giocato a Monster Hunter, mi piace il gioco, sono un fan della saga. Quando ho accettato il lavoro non toccavo Worlds da tipo 5-4 anni. L'ho ripreso in mano per più o meno avere una mezza idea di cosa potevo fare. Mi shottava l'Angenat, quindi parlo un casino, cioè faccio il grosso perché io posso farlo. Sono qui al lato, tu hai il controller, la responsabilità è tutta tua. Controller che ricordo non posso rubare perché è chiuso. C'è il cavo. Aspettate, ho messo il microfono sotto il mento per bere.
Dai, uno l'abbiamo portato a casa. Non male. Vediamo un attimo a timing. Ok. Quanto è passato? Tanto? Giusto. Ah, ci ha aperto, non tanto. Quando siamo a 5 minuti, okay, compare l'omino da dietro. Congratulations! Grazie. Allora, Gatto, sì, abbiamo fatto, è stato molto comedic come stream. Come ti sembra, però? Puoi anche darmi critiche. Cioè, ma non dovevamo andare ad ammazzare altra gente qua? Ho detto prima che andasse da Doshaguma. Adesso si resetta la build. Puoi girare adesso e puoi anche farlo dopo la build. Anzi, meno male che ha ammazzato il Dog Shaguma. Meglio, metti che non ci facevamo in live. No, nei 40 minuti di slottati. Questo Michele che era contro una roba incredibile. Sì, si è andato nel deserto. C'è anche quello, tipo il Chatecabra. È il suo posto. Cabra. È il suo posto, effettivamente. Mostra i nomi sempre più difficili. No, il deserto con Michele, intendevo. Questo l'ammontare di jokes che puoi fare su di lui è abbastanza... Non la faccio, perché però sono una puoi, persona a modo. Puoi. No, che dopo ti licenziano, è un casino. Già, quella nave è già salpata, no, da un pezzo. Mi è piaciuto molto. Allora, ovviamente, come... Cioè, mm-hmm. Io sono un giocatore di Monster Hunter altalenante, mm-hmm, nel senso che ho iniziato a giocarci, ho giochicchiato su PSP, poi ho giocato al 3 su Wii U, e ho provato e basta la versione 3DS, era, mm-hmm, 3DS era uscita quella lì, e poi dopo ovviamente quello che ho giocato di più è stato World, perché è stato quello un po' più mainstream, user friendly, cioè vorrei dire, cioè, da non appassionato, non so come, se esiste un termine, da outsider friendly, noob friendly, ma non è che perché noob è comunque un'altra cosa, perché Monster Hunter è sempre stato un gioco abbastanza legnoso e statico, mm-hmm, per scelta, certo, e anche per hai le console, un set di mosse, that's it. Esatto, già avere il secondo analogico è stata una roba incredibile. In chat dicono accessibile. World è la più accessibile. Però accessibile, sì. No, è che dopo sembra che gli altri siano inaccessibili. Semplicemente gli appassionati di Monster Hunter sanno quello che vogliono e sanno cosa stanno giocando alla fine della fiera. Quindi non... E infatti è uscito quello per... Miseriaccia. Per Switch, che era più per i fan di vecchia data. Più dinamico, però anche il dinamismo dipende da come uno gioca il gioco, cioè, perché uno comunque che sa dove mettere le mani rende dinamico anche le versioni più vecchie di Monster Hunter. Aspetta, ma fammi provare il cambio dell'arma. Prego. Effettivamente, lo devo cambiare comunque da... Dal secret, quando sei in sella. Ha un'atmosfera diversa, ma neanche, più o meno. Ok, da qui, poi... Dovrebbe essere sempre sul menu degli item. Da qui. O sul menu radiale, quello dell'SS, eccetera. Optimal, no, l'SS. Se non è questo, Potion. Sull'altro. Sì, allora, aspetta, faccio così. Unequip, luring pod, camping kit, cattornet. Che ci siamo persi il tooltip iniziale, tipo di... puoi cambiarlo così. Throwing knife? No, non è qua. Allora, praticamente, eccolo là. È qui intorno, secondo me. Controllo. Che abbiamo la whetstone, vedi? Ecco. Hai cambiato quest'altro, Capture Nest. Non è questo, devi andare su un altro ancora di radiale. Ammo, communication, nope. Action. Nope. Scusatemi. Ho fatto danni. It's ok. No, di che? No, più gioco. Che altro ti stai vedendo le varie opzioni, queste sono per sono le ammo. Sono molto belle. Perché adesso sei su ammo. No, certo, sì, adesso lo sto se vedendo. Vai quando c'hai la balestra qua pesante, c'è fixed eccetera. Item, però è la stessa cosa, vedi. Scendi dal secret e vai vicino al suo lato. Ah, hai ragione, cioè, vai. Faccio Red Dead Redemption. Vieni qua. Altro lato? No, ma è lì la tromba. Ok. Aspetta, magari puntandolo. Dobbiamo rivedere la mia. L3. Dobbiamo rivedere il tooltip. Aspetta. Ah, è vero. Ma guarda, è scritto lì. Posto. È scritto lì. Eccoci qua. Vieni qui. Saxofono. Adesso ti do una bella trambata. Perché non volevo una tromba, secondo te? Non lo so, però. Suona meglio, tipo? Guarda che trambata che gli ho dato. Tiè.
Ma la colonna sonora con la tromba era voluta o... Mi fai delle domande, tipo, non è vero. No, perché poi è partito prom, 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 prom. Ok, no! Ok, ci siamo, siamo alla fine dei 40. Che bello, però. All good. Che bello. Ah, non male, devo dire, tutto sommato, te la sei cavata, dai. Ti ringrazio. L'hai ucciso? Sì. Cosa che non è scontatissima per tutti. Sono stato ucciso due volte, però, però va detto che sono stato distratto. È un distratto. Record, effettivamente, sono è stato un ricordino, Oh beh, buone clip, siamo, grazie però per le ci clip siamo divertiti, ci siamo divertiti. Quello sì, quello l'importante, sempre. L'importante è quello. Come ti sembra il livello di meccaniche nuove? Ti interessa, ti stuzzica? Sì, sì, mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto dinamico, ma infatti quello che ti dicevo anche prima, la cosa che mi interessa di più è andare in giro, esplorare, ma soprattutto il fatto che tu sali e lui va da solo, è ottimo, perché ti dà magari anche il tempo di pensare a fare qualcos'altro nel mentre, credo che quella sia la cosa che mi piace di più. Sì, hai molta libertà d'azione, sì. Puoi fare altro, puoi vedere la mappa, puoi, come hai visto, appunto affilare la lama, puoi vedere ma le, ti, na- ti le nuove quest. Ma ti anche quei momenti di correre dietro al mostro che effettivamente possono risultare pesanti. Sì, bene o male. Sì, perché cioè, lui scappa morti, no? E poi tu devi correre, che poi dopo finisci la stamina, poi incontri... Oddio, sì, su World, su World è abbastanza... Vero. Rise era il primo in cui c'era appunto sì, anche esatto, la mount. Che non in primo, esatto. Come, diciamo, primo nel senso di... Finalmente c'era un modo per attraversare la mappa e renderlo interessante. Esattamente. Invece del solito camminare, eccetera. World invece è stato il primo dove abbiamo una mappa, un bioma più grande, eccetera. Sì, però quando andavano via, soprattutto in alto e in basso, cioè tu dovevi passare mezz'oretta ad arrampicarti, sì, correre sì, andata, dietro. Sì, andata Rathalos. Per poi dopo dargli una botta e lui scappava di nuovo. Quindi sì. Questa cosa qui, secondo me, è una grandissima miglioria. Secondo me ci sarà ancora per quelli un po' più pignosi, un po' no, più beh, certo, pesanti. Ma ovviamente, però molto il fatto più che non si, esatto, il fatto che non sia sempre da comunque una grandissima mano, secondo me. Abbiamo, se vuoi possiamo anche prendere domande dalla chat, dopo certo, un po' di cool certo, down se avete, time. Se avete delle domande, sparate. Io e mentre aspettiamo, ricordiamo, molto molto importante, camera, su di me, datemi uno zoom. Questa era l'inquadratura su che me, prima esatto. Mi aveva sgamato, ma questa è la nostra, questa è la mia, no, questa no, è la no, mia no, inquadratura. Quella di prima. È là sopra, è quello. Non è quello. Ah, ok, un'altra roba all'interno. Quella. Comunque, ma comunque. Dov'è? Guarda la stai che cercando. Non è né una né l'altra. Non è possibile. Dov'è? Lo sai che loro non sanno l'italiano, stanno tipo cercando di capire cosa stiamo cercando. Comunque, it's ok. Mentre fate le vostre domande, ricordate Monster Hunter Italia su Instagram e Facebook. Ci potete trovare. Potete trovare. Io invece sono Italia Merlo e Gatto. Invece è l'Hunter, è colui sì. Che mi ha fatto vedere come si usano le doppie lame, essenzialmente. Mamma mia, che bello. Mi sono proprio divertito, comunque, ad usarle. Io non vedo l'ora di poterlo giocare. Abbiamo delle domande... Facendo impazzire... Ci saranno più mappe così grandi? Sì, assolutamente sì. Assolutamente più biomi, più tutto, sì. Non posso rivelare molto, sulle pagine faremo uno slow reveal di tutto quanto ovviamente, però anche molto, come Capcom fa di solito, è sì. Non spoiler, quasi mai. Perfetto, e immagino sempre sessioni da 4 giocatori, anche perché magari inizia a diventare pesantuccio l'online, quindi già è complicato quello. Altre ambientazioni oltre al deserto? Ovviamente, ovviamente. Ok, cioè ti voleva battere il 5. Erano 5 minuti, tipo, yo, fine, ci siamo. Quante ore di gioco? Vabbè, quello credo che dipenda uno dal giocatore al giocatore, anche perché in realtà è difficile dare una tempistica a un Monster Hunter, perché volendo ti può durare centinaia di ore se vero. Tu vai a prenderti tutti i pezzi che ti servono per farti tutte le armature o le armi. Dirò una cosa, ed è tipo che alcuni dei giocatori che conosco sono in fissa fan di Monster Hunter, hanno intorno alle 500 ore. Sì. La domanda che faccio a te è se la tua filosofia è... l'ora per dollaro, tipo se no, spendi l'ora, qual è la tua filosofia no. sulla cose così? Guarda, ti dico che se un gioco è bello e dura comunque 5 ore può valere tranquillamente 50-60 euro. Certo, certo. Sì, anche io sì, sono per la qualità va, del si va sulla qualità, anche perché sminuisce lo sviluppatore dare euro ora. Perché loro magari fanno un prodotto di qualità eccelsa e tu gli dici no, lo stai facendo pagare troppo.
come se deve durare un'ora per forza per ricevere dei soldi. Non è così. Sai cos'è anche? E hai tirato su un punto molto, uh-huh, molto buono, interessante. È come anche la refund policy di Steam delle due ore, no? Sì. Che tipo, a questo punto, se i dev poi sono spinti non più a fare un gioco di qualità, ma a metterci del pogo, no? Sì, un sacco, sì, di roba per allungare il brodo, e poi non è più quell'esperienza, quella visione originaria. Quindi sì, 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 mi trovi d'accordo anche a me, ma Monster Hunter non dura due ore. Tranquillo. No, allora, non era, non credo, no, sia, no, proprio, no, l'esempio. Lo so, lo so. Ma non si può mai andare sul sicuro. Ma anche di solo trama mi sa che World durava sulle 60. Mm-mm. Poi forse un pelo meno, ma guarda quanto sei professional, abbastanza. Stai prendendo tutti i marketing beat, è vero, abbiamo una storia anche questo giro, sì, sarà molto molto buona, mm-hmm, e complessa. Ci tengono molto, io personalmente sono molto per il multiplayer, tipo il grindare fino alla fine, ma sì, per chi vuole storia e doppiaggio ci sarà quello, insomma, mm-hmm, all'interno del gioco. Al momento in inglese. Mm-hmm. Gli indie diviscono un sacco le prime due ore per evitare il refund su Steam. No, ma infatti, ma è un problema in generale, è proprio una mentalità sbagliata, soprattutto dal pubblico italiano, che vede nel videogioco una cosa totalmente superflua, no? Però se tu ci pensi, vai al cinema, mm-hmm, e tu li spendi 7 euro, poi dipende dal cinema. Più oramai, eh? Esatto. Inflazione poi, dura, zio. Nel mio cinema con la prevendita sono 11, mm-hmm, poi vabbè, è il cinema quello che ti puoi sdraiare, è tutto figo. The Space, però comunque, tipo. È quello lì, il The Space Lux si chiama, però comunque 11 euro a testa. La sedia vibra. Sì, però il film dura 2 ore. Yeah, è vero. E secondo questo ragionamento dovrei pagare 2 euro. No, no, infatti non e il videogioco è anche attivo, quindi tu stai facendo molto di più, però stiamo è aprendo un vaso di Pandora, esatto, incredibile. Difficile chiuderlo una volta, sì, che lo apri. Sì. Una delle domande era se ci sarà questo benedetto crossplay, e crossplay è stato confermato tipo al 100%. Perfetto. Abbiamo fatto l'annuncio ufficiale, il gioco uscirà in contemporanea su tutte le piattaforme e avrà crossplay. Quindi il crossplay al day one? Sì, garantito, okay, proprio confermato tra PS, tra PC, Xbox, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, quindi perfetto. Hunters Rejoice, dovete comprare una copia e i vostri amici ci sono. Ci siamo quasi, ci hanno fatto il... Va bene, allora noi vi ringraziamo, è stato veramente bello, ringrazio Merlo per avermi preso in giro tutto il tempo. Non sto scherzando, non è vero, per avermi fatto compagnia. È a voi, per aver... Che paura, hai visto cosa è successo? Ho visto che era tipo una transizione. No, Gatto, sul serio, è stato veramente un piacere averti. Mio. E mio. Mi piace soprattutto il fatto che sia stata una live leggera. Era quello che volevamo fare, insomma, divertirci. Sì, sì, sì. E adesso andiamo a registrarlo. Vero, vero. Non ti seguirò, ma arriverò, okay, dopo. È perché adesso c'ho house. Ah, salutamelo tanto, eh. Bravo ragazzo. E credo che sia lì in giro a pascolare, a provare i giochi. Va bene, ciao ragazzi. Ciao gente, grazie. Dov'è? È quel? No. Oh, quella, dove vuoi, quella lì, così. Quella lì.